Edoardo Vitale, che ci parlerà delle dinamiche economiche e sociali dei moti cibertani. Giusto? Allora, cari amici, il tema è enormemente complesso. Io giro tutto il sud, ma non solo, sono andato anche parecchie volte al nord a trattare questi temi. Il tema però è di enorme complessità, perché per parlare, per capirci qualcosa, bisogna vedere le dinamiche storiche nell'ambito delle quali si sono inseriti questi moti. Ovviamente l'argomento è troppo vasto, perché queste dinamiche hanno origini estremamente remote, si risale indietro nei secoli e poi si va avanti nel presente e nel futuro. Quindi io mi limiterò, come ormai sono abituato a fare, sono abituato a delle acrobazie, perché spesso il tempo in questi commenti sono un quarto d'ora e 20 minuti, e allora sembra che uno voglia fare brevi cenni della storia universale, ma voi capite, questi sono spunti di riflessione. Poi ognuno si deve fare le ricerche. Oggi esiste la possibilità di informarsi, non è più come qualche anno fa. Qualche anno fa, quando si andava a parlare di certi argomenti e veniva magari il comandante della stazione dei carabinieri che chiedeva i documenti, non so se mi spiego. E poi da quando sono successe alcune cose e sono andati al governo anche alcuni spregiatori della stessa bandiera italiana, cose che io ovviamente deploro, e forse la gente si è abituata in questo caos. C'è stato qualche spiraglio di libertà, però la libertà ci deve essere, perché, vedete, scusatemi, vorrei chiedere una cortesia perché mi si secca la bocca. Voi non là che ci sono delle bottiglie, sono vuote, vabbè, se no non fa niente, ma allora, vabbè, non vi preoccupate, dai, non è importante. Ah, avete trovato, vabbè. Allora, io dico, noi non siamo storici professionisti. È una colpa questa? No, non direi che sia una colpa. Il problema è questo, che gli storici professionisti certe cose non le dicono. Dice, ma non le sanno. Alle volte non le sanno, però quando le sanno, non le dicono. Grazie, non le dicono. Perché non le dicono? Perché ci sono delle verità scomode. Ci sono delle verità scomode su cui si fonda un intero sistema politico-economico. Allora, ma questo sia nel macrocosmo che nel microcosmo. Prendiamo un paese come Vibonati. Così voi a Teano sono tutti filo garibaldini, sono tutti risorgimentalisti. Giustamente, ma io parlo delle elite culturali. Ovviamente a Vibonati, a Sapri, sono lo stesso discorso. E se sarà una coincidenza? È una coincidenza. Nei luoghi dove sono avvenuti degli eventi rimarcati dai libri di storia che fanno parte del Risorgimento, lì c'è un'opinione pubblica compatta e lì circolano delle opinioni veramente, come vi devo dire, paradossali. Perché oggi, quando anche Eugenio Scaffari ci viene a dire che non fu unificazione, fu invasione e depredazione delle ricchezze del sud. Allora io direi, scusate, io sono stato al nord tanti anni, c'era un periodo che ero un affezionato lettore di Repubblica, per 15 anni me la sono scelta. Io non ho mai letto una mezza virgola di Scaffari che riconosceva qualcosa. Ora, non credo che a quei tempi non avesse ancora capito niente, non sapesse ancora niente, però faceva. Perfino Augias, Corrado Augias, il giacobino più giacobino di tutti, cadeva dalle nuvole quando gli hanno detto qualcosa a proposito del brigantato. Ah, ma davvero? Ma allora è stata la legge Pica? Ma cosa mi dite? Ma io me li tengo le orecchie, si meraviglia. Allora, io conosco un grande storico che ha scritto un bellissimo libro, non lo voglio neanche citare, però è il nostro amico personale, amico di mio padre. E lui ci viene a trovare, ci omaggia della sua presenza ai nostri convegni. Ma lo fa con grande circospezione, perché lo sa che rischia di compromettersi. E il mondo universitario è geloso custode di certe presunte verità, di certe versioni ufficiali. Oggi circolano ancora le veline di Ricaso, è la stessa cosa.
e alle volte se ne fanno condizionare anche gli storici filoborbonici. Noi forse non siamo precisi, perché io faccio il magistrato, io non è che posso passare la vita negli archivi, quando andrò in pensione avrò un po' più di tempo, però io ho letto tanto, mio padre mi ha lasciato una biblioteca sterminata e mi avvalgo dell'ausilio di tanti storici dilettanti e tanti ricercatori. Allora io vi dico, sì, a volte noi diciamo delle cose che vi possono far storcere il naso, ma cosa, ma siete sicuri? Ma io ho sentito alcuni convegni che sono stati fatti e filmati qui a Pibonati, in cui c'è stato qualcuno che ha detto con la massima serenità e improntitudine che a Napoli i prigionieri borbonici venivano, i prigionieri dei Borbone venivano divorati da un coccodrillo che stava nel fossato del maschio argento. Va bene. Allora, io che cosa vuoi dire a questo? Datemi le prove, ma io non gli dico datemi le prove, perché stiamo nel terreno onirico della. Di chi ti dice una cosa perché la deve dire a quel punto, oppure si dice le lettere di Gladstone, ma se Gladstone sulle carceri borboniche, ma se Gladstone stesso riconobbe di non esservi mai stato nelle carceri borboniche, e su quello si è scatenata una campagna anglosassone contro il regno del Sicilia, che alla fine ha portato i suoi frutti perché il regno è caduto. Ma scusate, ma voi credete che oggi quando dicono che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa e poi il primo ministro britannico Tony Blair dice ci siamo sbagliati, sì, però grazie a questo vostro sbaglio sono stati 400.000 morti in Iraq, questo piccolo sbaglio, io da fesso quale sono all'epoca già disse ma quando questo è da destra nuovo medio zio, oltretutto che interesse che tiene questo che fare le armi di distruzione di massa. Vabbè, allora questo è propaganda di basso conio, però tutti, però il giornalismo mondiale, il giornalone unico mondiale si allinea subito. Adesso stanno facendo col Venezuela, guardate, io non difendo il Venezuela che sia bene, però mi puzza questo fatto che su 100.000 giornali quella versione è sempre identica. Va bene, però Guaidó, come si chiama? Si fa fotografare con Grembiulino Massonico e c'ha quella faccia di plastica come ce l'ha Macron, come ce l'aveva il nostro beniamato presidente del Consiglio prima, e va bene, quindi io non ho la certezza, non ho le prove, io faccio il magistrato, non ci metto la mano sul fuoco, però se devo scommettere 100.000 euro, io scommetto in un modo piuttosto che in un altro, perché quando tutta la stampa è compatta in un senso capisci che vogliono ottenere un risultato. Allora io capisco, io voglio bene ai miei amici, li stimo, perché sono uomini propri, uomini di coscienza, possono esagerare, possono magari dire una cosa che invece di essere 1.000 morti ne erano 700. Vabbè, ma il discorso non cambia un granché. Grazie a questi uomini di fede e di buona volontà che si sta muovendo, se oggi diciamo Scalfari dice quello che mio padre diceva nel 1960, evidentemente questa banchisa di menzogna, questo blocco di ghiaccio di menzogna è stato corroso da un fiume carsico di verità e anche i più tardi o i più in malafede se ne stanno accorgendo. Quindi anche io non sono uno storico professionista, però poiché girando per l'Italia io sono andato a fare un convegno a San Udecio, in provincia di Rimini, che è un stato garibaldino, io addirittura facevo un processo a Garibaldi, io facevo il pubblico ministero. E lì, non scherzo, c'erano i gendarmi in camicia rossa che ascoltavano, la sala era presidiata da camicia rossa. Garibaldi fu condannato. Dopo mi circondarono questi, mi disse tutto, ma noi tutte queste cose non le sapevamo. E vabbè, ma voi, non è colpa vostra che non le sapevate, non è colpa vostra. Però, poiché sapevo di venire in un luogo dove le opinioni sono perlomeno divergenti, credo che l'intellettualità locale non la pensi come me, allora io mi sono detto no, ma io stavolta mi voglio attenere ai fatti, non voglio darci coloriture, perché voi quando leggete un libro voi che ne sapete se quello che sta dicendo è vero o no, se vi cita l'archivio di Stato al volume a Faldone è top, voi siete sicuro che esiste quel Faldone? No, allora che dice, no, ma tu lo sai, che ne sa, ah vabbè, allora quello che dice non conta niente, vabbè, allora non conta niente nulla, no, allora noi non nessuno può esprimere un'opinione, la democrazia non esiste, nessuno vada a votare ragazzi, perché noi ci dobbiamo formare una opinione sulla base delle fonti che abbiamo a disposizione, non siamo obbligati di andare a fare i saggi nel terreno per vedere se ci sta un morto sotto casa nostra, non so se mi spiego,
È questa. Allora, c'è quella canzone di De Gregori che dice, la storia, sapete la storia di De Gregori, che dice, il popolo, quando tutti, anche da quello che tiene 10 lauree, a quello che non sa nemmeno parlare, si muovono nella stessa direzione come spinti da una forza profonda. La gente sa quello che deve fare, nel momento, sa da che parte si deve mettere. Allora, io quando ero piccolo ti favo per gli indiani. No, chi mi ha spiegato che aveva di fare per gli indiani? Nessuno. Però io ti favo per gli indiani, non per i cowboy. Però ci stava nella mia classe qualcuno che ti fava per i cowboy. Quasi sempre era la figlia del palazzinaro. Era la figlia del palazzinaro. Eravamo i greci e troiani, bravo. Io infatti mi sono spesso usato lo pseudonimo di Ettore, perché era un mio. Vabbè, è chiaro. È istintivo. E quindi ci stanno quelli che istintivamente stanno dalla parte del più forte, anche nello sport non faccio riferimento. Vabbè, questo è normale, però noi la verità, per quanto noi ci possono essere antipatici cowboy, non diremo che quel cowboy ha strozzato 42 indiani, cioè, no, i fatti. Poi ognuno prende le posizioni che la sua coscienza gli dice di prendere. Allora, io vi dico una cosa, quindi io citerò quelle poche citazioni che farò, le farò di gente, diciamo, di piemontesi, va bene. Io ricevetto una telefonata di Alessandro Barbero, questo storico simpatico con l'occhialino tondo, molto coccolato dal regime, perché quando videro che Piero Angela stava facendo e anche Alberto Angela stavano facendo dei bellissimi servizi sul Regno delle Due Sicilie, con i primati, con lo sviluppo economico, hanno pensato bene di chiamare questo professorino, che è uno studioso di storia medievale. Lui, ma secondo me non è manco un granché come storico medievale, perché se questi sono i metodi, quelli sono metodi universali. Ossia, se voi cercate le stragi, cioè i documenti sulle stragi, che vi devo dire, delle fosse di Katyn, non voglio fare l'esempio dei nazisti, perché tutti quando sono esempi dei nazisti, va bene, siamo un po' più originali. Le fosse di Katyn. E allora che cosa vanno a vedere? Vanno a vedere i documenti del KGB. Tu fai scrivere un libro sulle fosse di Katyn e vai a vedere i documenti del KGB, oppure vai a vedere i documenti del comune bielorusso dove sono avvenuti le stragi, sì, e trovi 5 soldati, uno è morto per l'influenza, per la polmonite, vabbè, ma non sono morti 10 persone, credo. Allora, ma tutti sanno, non c'è bisogno di essere delle scimmie per capire che lo storico va a indagare, diciamo, non si limita alle fonti ufficiali, le consulta e poi le soppesa con la sua intelligenza e la sua esperienza. Questo è andato là e ha preso i registri parrocchiali di Fenestrelle e praticamente ha stabilito che là sono morti pochi soldati, relativamente pochi. Io gli ho detto, caro signor Barbero, le voglio dire, perché lui telefonò a me perché l'Alfiere, la mia rivista, la rivista fondata da mio padre nel 1960, è stata la prima che ha parlato dei lager dei Savoia, i campi di concentramento dove i soldati regolari borbonici venivano internati perché non volevano che si ricongiungessero alle famiglie. Allora, e lui che cosa ha voluto? Io che cosa ho detto? Gli ho detto, guarda, voi vi attenete ai registri ufficiali, quindi per me è un metodo storico pessimo, vergognoso. Ma stando ai vostri numeri, se voi dite che ogni mese là morivano solo 5 soldati e dite che ne sono stati internati 1000, vuol dire che in un anno 5 per 12, quanto fa? 60. Ma 60 soldati all'anno morti sono un numero spaventoso su una popolazione di 1000 soldati, perché se ne sono morti 60, ce ne stavano almeno 200 o 300 che se la passavano molto male, e con questo ritmo nel giro di 5 anni là non ne rimaneva vivo nessuno. Quindi con i dati tuoi ti stai scavando la fossa da solo, cioè erano dei veri e propri lager, parliamo di Fenestrelle, però lui si attiene ai dati ufficiali. Allora, su tante altre cose, quindi manco Ponte Landolfo e Casalduni hanno fatto niente, non hanno fatto, no, 40 persone, benissimo, meno male che c'è il buon soldato, il buon bersagliere Carlo Landolfo, Margolfo, piemontese, che diceva, ho sentito quei poveretti, le grida di quei poveretti morire abbrustoliti nelle loro case, non era come
il pur murattiano, il pur carbonaro del carretto che faceva evacuare il paese. No, Cialdini disse: non rimanga pietra su pietra di quelle cose, pietra su pietra con gli abitanti dentro. Però allora questo è accaduto. E come mai è accaduto questo? Non erano tanto bravi con noi. Poi io vorrei capire, noi prima di essere storici, sia, o voi appassionati di storia, noi siamo uomini. Allora io non ho capito, io ho letto quella poetica lapide che c'è sul 300, che il mare ancora li accarezza, sulla chiesa qua fuori, il mare ancora li accarezza. Ma scusate, io vorrei capire una cosa, ma quello, allora io, poiché la sinistra fa parte dell'establishment culturale italiano, noi lo sappiamo, tutte nella giurisprudenza, nelle facoltà universitarie, lettere, non ne parliamo, diciamo, lo fanno da padroni, o comunque hanno un ruolo estremamente predominante. No, sembra quasi che la cultura sia appannaggio della sinistra in Italia. Allora io mi avvalgo della sinistra perché mi faccio schermo dietro allo scudo del prestigio ufficiale di questa sinistra, perché la sinistra è fatta, esiste la sinistra del capitale dell'alta finanza, ma esiste anche la sinistra degli uomini onesti e che hanno una concezione, un'aspirazione alla giustizia sociale. Esempio, Tommaso Pedio, grande storico lucano, che nessuno conosce purtroppo, nemmeno i suoi, forse i suoi corregionali, ma vagamente. Tommaso Pedio era un comunista marxista. Ora, mio padre militava in tutt'altra politicamente, in tutt'altro schieramento, ma divennero amici per amore della loro terra, accomunati da questo e dall'amore per il popolo. Tommaso Pedio, in questi libri, Don Brigantaggio Meridionale, lui ha studiato approfonditamente la situazione sociale delle campagne del sud. Allora, io vi dico una cosa, chi non capisce la questione agraria non capirà nulla di quello che è accaduto nel Mezzogiorno d'Italia e non capirà nulla del risorgimento, così come il risorgimento italiano. È vero che Dennis Max Smith ha detto che il risorgimento non è altro che un capitolo della storia dell'imperialismo britannico, però poiché ogni evento ha le sue sfaccettature, certo dal punto di vista britannico è inserito in una politica imperialistica di espansione coloniale, di controllo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo, vabbè. Dal nostro, però, tutto questo è stato possibile grazie alla guerra civile strisciante che esisteva anche nel regno delle Due Sicilie, perché non era, come è stato detto, il paese di Bengodi, era un luogo dove il sovrano, secondo un'antica tradizione del regno, perché vedete, quando andate al Maschio Angioini e vi dicono quella è la sala dei baroni, nella sala dei baroni Ferrante I d'Aragona, con un trucchetto, convocò tutti i baroni del regno e poi fece chiudere le porte e gli armigeri li uccisero tutti. Non perché Ferrante d'Aragona fosse un serial killer o un pazzo, ma perché i baroni sono stati la spina nel fianco del Mezzogiorno. Sempre, sempre. E il grande merito della monarchia ispanica fu che li tenne a bada con la forza militare. Li tenne a bada. A Napoli addirittura, quando un barone faceva un palazzo, barone che dalla provincia si facevano la residenza a Napoli, quando la faceva troppo lussuosa, il re gliela faceva demolire, perché erano ambiziosi, invidiosi e perseguivano i propri interessi personali, con tante eccezioni, Io non voglio generalizzare, la storia non si generalizza mai, però in linea di massima il regno di Napoli ha avuto sempre questo gravissimo problema. Ora, che cosa accade? Tommaso Pedio studia approfonditamente, con amore, perché è un innamorato della sua terra. Allora io dico, noi possiamo avere opinioni diverse, però la coscienza dovrebbe essere una. Allora, se noi ci commuoviamo per i caduti, ma pure io mi commuovo, perché la morte di un giovane non è mai una cosa bella, no? Io rispetto, io non, onestamente voglio dire, anche se ritengo che siano giuste le cose che sono state dette, ma io non amo dire che Garibaldi era un studente, faceva il mercante di schiavi. Per me poteva essere anche un santo. Io guardo le conseguenze politiche di quello che lui ha fatto, il significato di quello che lui ha fatto, e a chi giovava e invece chi andava a soffrire delle sue operazioni. Allora, noi non possiamo nasconderci. Scusate, ma perché voi versate lacrime per i 300 e non dite nulla dei ragazzi che sono stati rastrellati
e barbaramente trucidati a due passi da qua, al Lago Negro. Venne fatto un bando per la leva obbligatorio. I maggiorenti del luogo non lo diffondevano, non facevano pubblicità, e i giovani non lo sapevano. Il termine scadeva il 31 per l'arruolamento, il 31 gennaio, il 1 febbraio il paese si riempie di soldati. I giovani ingenuamente curiosi vanno a vedere che sta succedendo, non sapevano nulla della leva militare. Vengono rastrellati e barbaramente, in gran parte barbaramente, trucidati. Si parla di più di 700 persone al Lago Negro. A Lauria si sono fermati a 650. Allora, questi sono i numeri che i cronisti dell'epoca riportano. Dice, ma non erano 700, erano 400, ma pure se erano 100. Scusatemi, abbiate pazienza. Adesso non facciamo il conteggio funerario. Noi diciamo, qui è un fatto gravissimo, un fatto atroce, e voi di questi 700, 600, 500, quelli che sono, non vi fanno pena. Non pensate che meritino pure loro due versetti in rima. No, una lacrima, un fiorellino simbolico scolpito nel marmo, per dire, erano figli della vostra terra, erano poveri ragazzi, che un governo feroce strappava alle loro famiglie, quando qui la leva praticamente non esisteva, perché ne veniva sorteggiato uno ogni 2000. Ma togliere per 7 anni un ragazzo all'attività produttiva di un fondo dove magari teneva solo la madre, non teneva solo il padre e compagnia bene, significava condannare alla fame, se non alla morte, una famiglia e una comunità. Questo in qual nome di quale libertà era giustificato? E in nome, scusa, ma avete il cuore a compartimenti stagni, queste cose a voi non vi commuovono, no, niente. Il fatto che ad Auletta sia stata perpetrata una strage efferata che inorridì l'opinione pubblica mondiale, però l'opinione pubblica mondiale si soffia il naso e dopo gli passa, però è passato pure a noi questo, no, questi noi non li ricordiamo. Stiamo ancora a piangere i 110, 120 cosiddetti martiri della Repubblica Napoletana. Allora, io voglio dire una cosa, il governo borbonico era un governo ispirato da un grande sentimento cristiano. Questo fece sì, come dice anche Angela Pellicciari, che praticamente non veniva eseguita mai la condanna a morte per fatti politici. L'unico che venne condannato fu Agesilao Milano, che attentò alla vita del re, gli piantò una baionetta nel fianco del grande re Ferdinando II. Tutti gli altri venivano commutati. Erano così buoni i Borbone che, per rispettare la politica dell'amalgama, presero, ma non mi ricordo bene il nome, comunque presero un personaggio che era stato direttore del Monitore Napoletano. Il Monitore Napoletano era il giornale ufficiale della Repubblica Napoletana, in cui del 99, che è durata in carica 5 mesi praticamente, questo riconosciuto governo fantoccio dagli stessi francesi. E questo giornale, dove scriveva anche Leonora Pimentel Fonseca, descriveva Maria Carolina come una, diciamo, che fosse una sguadrina, era quella tipo più elegante, e le auguravano la morte nei modi più atroci, così come fecero articoli di grande giubilo per lo sterminio dei cittadini di Andria e di altra città che non mi ricordo, della Puglia. Comunque erano tanto. Vabbè, è perché dicevano che il giusto terrore aveva colpito l'insorgenza di questi uomini. Ora, il direttore di questo giornale, dopo, con la restaurazione di Borbone, divenne direttore della Gazzetta delle Due Sicilie, cioè una specie di bollettino ufficiale del regno, e tenne l'orazione funebre di Maria Carolina, cioè colei che le voleva vedere squartata e violentata dalle soldataglie francesi. Allora, voi capite che questa politica del perdono non paga, perché questa gente che aveva fatto il giuramento nelle sette ci teneva 1000 volte di più al giuramento fatto alle sette che non al perdono di Sua Maestà Ferdinando II di Borbone, il giuramento di fedeltà che aveva fatto al re. Questo spiega perché i gangli dell'amministrazione statale e militare erano dominati da questa gente qua. Quindi il regno era spacciato. Però il vero dramma si consumò nelle campagne. Allora,
Io ti leggo soltanto qualcosa. Io non sono un appassionato dell'economia, perché io penso che anche se fossimo stati il paese più povero del mondo, non avrebbero avuto il diritto di un'energia in vate. Ma dove sta scritto un paese povero? A testa di paese, solo paese di... Scusatemi. Però sta di fatto che non era così. Non era così. Bianco di San Giorgio. Posso dire un mio giudizio, era un fratello. Era un piemontese che partecipava alla repressione della grande insorgenza popolare che è stata chiamata brigantaggio. E lui ci scrive così, il 1860 trovò questo popolo del 1859 vestito, calzato, industre, con riserve economiche. Il contadino possedeva una moneta e vendeva animali, corrispondeva esattamente gli affitti, con poco alimentava la famiglia. Tutti in propria condizione vivevano contenti del proprio stato materiale, o piemontese. Adesso è l'opposto. La pubblica istruzione era fino al 1859 gratuita. Cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni provincia. Adesso Verona, nessuna cattedra scientifica. Nobile e plebei, ricchi e poveri, qui tutti aspirano, meno qualche onorevole eccezione, dice lui, a una prossima restaurazione borbonica. Ah, strano. 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 Dice che c'era la fame nera. Perfino, allora, perfino Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni, liberalissimo, probabilmente anche massone. Sì, era. Deputato, ma non sbaglio, deputato di Casoria, sapete, grosso paesone alla periferia di Napoli, dice al Parlamento di Torino, dice, dopodiché fu segretato alla sua cosa, e poi fu costretto a scapparsi se ne andò in esilio, raggiunse il re Francesco di II in esilio. Francesco II ovviamente lo perdonò, io invece l'avrei chiuso nelle carceri, ma lui non aveva, non disponeva di carceri. Però lui davanti al Parlamento di Torino disse: intere famiglie vengono a cantarle l'elemosina, diminuito, anzi annullato il commercio, serrati i privati opifici, e frattanto tutto si fa venire dal Piemonte, perfino le cassette della posta, la carta per gli uffici, le pubbliche amministrazioni. Non vi affaccenda nella quale un onesto uomo possa buscarsi alcun ducato che non si chiami un piemontese a sbrigarla, eccetera eccetera. Vengono, tutti occupano i pubblici uffizi, gente spesso ben più corrotta degli antichi burocrati napoletani, e non vi dico, poi paragono il Piemonte a Cortez e Pizarro nel Perù e nel Messico, eccetera eccetera. Beh, se ne accorgo un pochino in ritardo, ma ce ne sono tante, non vi voglio nemmeno annoiare, Giustino Fortunato, tutte queste belle cose. Allora, lo dicono loro, lo dice gente di parte liberale. Allora, gli storici fanno il loro dovere. Dice, ma voi dovete fare, voi non potete parlare perché voi non siete stati negli archivi, no? Non siete un topo d'archivio. Come c'è un signore che di queste parti dice di essere un topo d'archivio. E l'ho sentito a un convegno. Lo studioso della zona. No, vabbè, non voglio polemizzare, perché io, guardate, se uno ama Pisacane, io lo stimo, perché è gente d'amore. Nella vita uno deve saper prendere una posizione. Uno può amare pure Jack Mason. Amore per il mondo. No, io se vedo amore per un personaggio, io stimo, perché preferisco uno che mi sta contro palesemente piuttosto che gli ignavi, i pigri, quelli che non prendono posizione, quelli che danno li precipitano sul girone più infimo dell'inferno. Quindi io preferisco una persona che mi dice Garibaldi è un grande. Garibaldi è un grande, sì. Però come mai Garibaldi, scusatemi, la sua prosa lettera ad Adelaide Cairoli è stata presentata qualche versione un po' falsata di questa lettera. C'è un mio amico che se l'è andata proprio a, non ho capito se se l'è comprata o se l'è comunque fotocopiata, e lui mi ha detto no, la versione ufficiale non è proprio quella che viene a volte diffusa da alcuni libri, perché a volte gli storici non di professione sono un po' imprecisi. Però è super questo, dice, chiedete, allora, il mio pensiero vale popolazioni liberate dai martiri e dai loro eroici compagni. Dice Garibaldi: chiedete ai vostri cari superstiti delle benedizioni con cui quegli infelici salutavano e accoglievano i loro liberatori. Ebbene, essi maledicono oggi coloro che li sottrassero dal gioco
di un dispotismo che almeno non li condannava all'ireggia, cioè alla fame, per rigettarli sotto un dispotismo più schifoso assai, parole scritte di pugno di Garibaldi, e sfido storici, professionisti a dirlo che non era vero, più degradante, che mi spinge a morire di fame. Io ho la coscienza di non aver fatto male, nonostante non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo d'essermi preso a sassate da popoli che mi tengono complice della disprezzabile genia che disgraziatamente regge l'Italia e che seminò l'odio e lo squallore dove noi avevamo gettato le fondamenta di una vita italiana. Giuseppe Garibaldi. Allora, Vibonati giustamente rinnega Garibaldi, perché Garibaldi così la pensava, e conferisce la cittadinanza onoraria alla pronipote di Anita Garibaldi. Io l'ho conosciuta questa simpatica signora, è una signora molto preoccupata, sì, molto preoccupata delle voci che stanno circolando e del fatto che l'opinione pubblica a Napoli, quando si passa sotto alla statua di Garibaldi, non è che la gente di solito gli tributa dei pensieri molto positivi, anzi a volte la gente dice piazza delle ferrovie per non dire piazza Garibaldi, eccetera eccetera. Allora lei si preoccupa e rivela una cosa che si era già sentita prima, ma lei la va sbandierando, dice: guardate che il figlio di Garibaldi, uno dei figli, Ricciotti, andò a combattere con i briganti, Corrado Augias stava trasecolando. Allora questi briganti, ma come un garibaldino puro sangue che si schiera con i briganti, allora non erano delinquenti comuni. Allora scusate, ma gli storici professionisti, veramente io non lo so, ma proprio ci vogliono obbligare a essere noi a occuparci di certe cose. Ma come mai l'unico movimento popolare di massa che viene giudicato con categorie criminologiche è il brigantaggio, il cosiddetto brigantaggio meridionale? Brigante non è una parola della nostra lingua napoletana, neanche della lingua siciliana. Brigand fu usato per la prima volta dai francesi contro gli eroici popolari che si opponevano all'invasione di quell'esercito predatorio, perché lo dice Tommaso Pediglio, lo disse Tommaso Pediglio. Allora, massacrati a Trani e ad Andria, il povero Andria ce ne sento nessuno. Massacrati a Trani ad Andria dai francesi, entrati a Viggiano, un paese insorto che in quel tempo contava 5.669 abitanti, lo pongono al sacco, come già avevano posto al sacco Lauria e Lago Negro. Durante il sacco massacrarono a Viggiano 43 cittadini e stuprarono le giovani donne. Che sarà la libertà? Però a Viggiano non gliene frega di questi loro antenati, no? E loro hanno c'hanno questi ideali di questi giovani di Pisacane eccetera. Poi la spinolatrice dice: avrei voluto augurarti signore d'aiuti, no? Cioè nella poesia c'è un verso che dice: avrei voluto dirti signore d'aiuto, ma comunque tu chi le devi battesimo, ci siamo signore d'aiuto. Quello era un ateo sfegatato ed è anarchico e ateo sfegatato, come del resto Garibaldi, il quale disse che Pio definì Pio Nono come un metro cubo di letame e voleva farmi accettare il cadavere nel tentò di far accettare il cadavere nel tesoro. Allora, quindi i storici professionisti purtroppo non se ne occupano, superano anche il limite della coscienza, perché i morti non sono uguali. A Napoli spiangono ancora i 110 giacobini che furono fucilati, che avevano fatto massacrare le popolazioni napoletane, ed erano così disprezzati dagli stessi francesi che quando andarono dal direttorio in delegazione a farsi ricevere gli fecero fare un'anticamera di diversi giorni e poi dicevano: tornatevene a casa. Non li vollero neanche ricevere per buttargli in faccia tutto il loro disprezzo. Allora, e questi però sono eroi. E scusatemi, e il generale Championnet disse di averne massacrati 40.000 e disse anche: i Lazzari di Napoli sono degli eroi, degli uomini meravigliosi, disse il generale francese. Eppure i napoletani non hanno neanche una lapide, un cippo, un piezzecarta, un foglio, un albero di Natale della memoria nella come si chiama, Galleria Umberto, che un tanto massone. No, voglio dire, voi vabbè, ora parlo di voi nemmeno di me stesso. Però a Napoli di questi eroi nessuno parla.
I francesi durante quei 5 mesi di Repubblica hanno fatto funzionare i plotoni di esecuzione a ritmo industriale, ne hanno fatti fuori 60.000 volte 2 km di carri. Io sto parlando solo dei plotoni ufficiali per processi criminali politici nella città di Napoli e ne fanno fuori 1.500. Cioè il Borbone, il cosiddetto re bomba, diciamo, era una mammoletta di fronte a questi. Era il rapporto che c'è tra la mammoletta e Anthony Hopkins nel silenzio degli innocenti. Questa è la cosa. Però i napoletani non ricordano, gli storici non ricordano. Allora io dico, non ci possiamo affidare ai storici di professione. Poi io vi dico, da storico dilettante, no, da appassionato di storia. Mio padre mi ha lasciato la collezione delle leggi borboniche. Io questo fatto lo dico spesso perché è eclatante. Allora, questa bellissima raccolta finisce con i decreti dittatoriali di Garibaldi. Allora, ho trovato, sono andato a sfogliare, ho visto che il 16 settembre del 1860, sono andato a vedere sul calendario perpetuo, era una domenica, ma Garibaldi, che era ateo, giustamente non andava a messa, quindi la domenica era tutta libera per lui, e questa domenica che cosa fa? Guardate che era entrato a Napoli solo 9 giorni prima, quindi aveva il regno ancora in subuglio, l'esercito borbonico si stava riorganizzando a capo, sul Volturno, eccetera. A Napoli esisteva l'ordine pubblico tante questioni che poi teneva il Garibaldi, doveva tenere a freno i garibaldini, che veramente poi il paragone con Cortés e Pizarro è molto valido, perché credo che sia, immaginate un'orda di avventurieri che si trova a disposizione le ricchezze di un regno, cioè questi possono entrare a Palazzo Reale, pigliare quello che vogliono, furono pigliati tutti i beni personali del re e della regina, poi vanno, prendono tutte le riserve aree e se le portano via, e il fratello di Ippolito Nievo affonda con il suo piroscafo misteriosamente, perché portava i conti della spedizione dei Mille, cioè. Quindi l'Italia è nata con le stragi di Stato, viene fatta affondare la barca con il contabile della spedizione dei Mille, documenti scottanti che denunciamo sicuramente massoneria, contributi in piastre d'oro turca, l'olio di Londra, eccetera. Allora, in questa domenica tranquilla, no, non tanto tranquilla di settembre, perché doveva avere 1.000 grattacapi a fermare queste cavallette fameliche che praticamente gli spuntavano da tutte le parti, gente che chiedeva raccomandazioni, i camorristi che erano stati introdotti per la prima volta nell'amministrazione dello Stato, incarico pubblico. Allora, vi segnalo solo questo, un infame decreto di Garibaldi che dà la pensione vitalizia a Marianna la San Giovannana ed altri camorristi. È l'unica volta che un decreto di Stato cita un soggetto con il soprannome malavitoso. Ho detto tutto, ma non era questo il decreto che vi volevo far notare. C'è un decreto con cui lui abolisce l'istituto centrale delle bonifiche. Allora, io vi dico, ma Garibaldi, l'eroe dei due mondi, ma che se ne frega di questo innocuo istituto delle bonifiche? E allora sono andato a vedermi, perché c'era il riferimento, il decreto che lo aveva istituito, il nobile decreto dell'11 maggio 1855. Pochi giorni prima era stato qua, a caso di un gentiluomo che abita qua sopra. Ferdinando II. Del vecchio. Vabbè, non mi far parlare, ho scoperto dei fatti su questo del vecchio che ho scritto da Garibaldi. È resistito fino a quando non interrompe. Io non ho interrotto nessuno. E poi mi fai perdere il filo e faccio una brutta figura. Allora, in questo decreto che mi sono andato a leggere con le lacrime agli occhi, era il decreto che varava un progetto avveniristico di bonifica integrale del regno per garantire alle popolazioni il benessere e l'indipendenza al regno, perché Ferdinando II è stato il più grande dei sovrani borbonici, anche se ha fatto tanti errori, purtroppo ha educato un figlio un po' imbelle, non troppo adatto al combattimento e alla difesa del regno, però lui aveva sempre acuto, pensava di vivere molto più a lungo, ma probabilmente è stato anche fatto fuori, ma io non sono uno storico professionista e non lo posso dire.
Comunque sta di fatto che cosa faceva questo istituto? Se vado a leggere capisco tutto. L'istituto voleva bonificare tutte le terre, una bonifica integrale, perché dato che il sud non è pianeggiante come la Campanella Padana, se vuoi bonificare un pezzo di territorio non puoi bonificare e usare sempre lo stesso sistema, ma si andava per bacino idrografico, cioè devi andare dalle sorgenti alla foce, perché il sud, voi sapete che ci sono delle zone che dove sembra che non c'è un fiume.